In occasione della settimana della moda, il cortile di Palazzo Zimbardi si è trasformato in una vetrina eccellente per la creatività legata al mondo del fashion. L'assessore Moda Eventi Expo, Silvia Garnero, ha infatti organizzato diverse iniziative volte alla valorizzazione del talento Made in Italy. Sì, anche quest'anno la provincia di Milano ha deciso di proseguire nel suo intento, cioè quello di promuovere giovani fashion designer, perché crediamo che questi giovani designer in un momento storico economico molto difficile abbiano sempre di più bisogno di essere promossi e di avere spazio per visibilità, e quindi abbiamo ospitato per esempio questa sera la sfilata di Fatima Van e una esposizione di tanti giovani fashion designer, proprio per permettere loro di essere visti dai tanti che dall'estero e non solo vengono durante questa settimana così importante per il settore a vedere quelle che possono essere le novità e i talenti. Non solo però puntiamo su questo aspetto, puntiamo anche sulle collaborazioni internazionali e quindi su anche qua a promuovere dei collegamenti con quei mercati che oggi hanno sicuramente più capacità di spesa, come può essere per esempio la Russia. In questo senso abbiamo organizzato con la Camera di Commercio e Società Italia un evento, devo dire molto importante, che celebra i 20 anni della loro attività di interconnessione tra il mercato russo e il mercato italiano nel comparto moda, e quindi auspichiamo che questa nostra vicinanza, questo supporto in questo senso possa permettere alle nostre aziende di esportare e quindi di incrementare quello che è il loro know-how anche all'estero. La provincia di Milano e in particolare questo palazzo sono ancora una volta protagonisti della settimana della moda, ma questa volta con un salto di qualità, perché si è cercato di guardare avanti, non soltanto di promuovere l'esistente, ma quello che sta avvenendo e quello che avverrà nel settore della moda. Infatti si parla delle nuove tecnologie, come possono servire per promuovere, far conoscere ma anche vendere la moda, le nuove tecnologie applicate a chi produce moda in Italia e nel milanese. Poi si pensa ai nuovi talenti, ma ai nuovi talenti che entrano nel mercato, quindi non soltanto chi vorrebbe essere nella moda ma chi ha cominciato ad esserci. E poi nello stesso tempo c'è un ritorno con la tradizione di uno degli stilisti più importanti della storia della moda, di quelli che hanno forse creato la settimana della moda, che è Walter Albini. E all'interno di questo percorso soprattutto si vuole fare in modo che questo palazzo, ma il sistema della moda della provincia, sia aperto a tutti e sia messo a disposizione di tutti. È un bene pubblico e la moda è una risorsa pubblica, è il settore più importante che abbiamo per lo sviluppo economico della nostra città, anche per lo sviluppo culturale, e quindi è uno sforzo che è stato per fortuna confermato, ma addirittura rafforzato.